Moneta degli inferi, vediamo cosa esce. Oh mio... No, questa è nera, è il primo premio assoluto. Nulla ci vieta di fare altre slottate, no? Proviamo a cercare quel coso bianco. Dovrebbe essere un cavallo. Non ci credo. Wahey coach, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Iniziamo questo nuovo episodio con Nathan. Il problema sta nel fatto che oggi andremo a fare il boss di Luna. E invece il boss è troppo lunga la cosa, quindi lo facciamo nel prossimo episodio. Comunque c'è la sigla da mandare. O meglio, ci vorrei provare, perché il capitolo è abbastanza lunghetto, quindi potrei anche volerci due episodi. Iniziamo con Nathan perché abbiamo finito ovviamente lo scorso episodio con lui, dato che c'era il suo boss, è finito un altro capitolo. Però avevamo già finito il capitolo 2 di Luna ed era cominciato il terzo, quindi andremo a fare oggi il capitolo di Luna, continueremo quello. Ottimo, quest'oggi è stato un susseguirsi di sorprese, non trovi? Assurdo, non riesco ancora a credere che Wyatt possa vedere gli yokai. Ma come possiamo esserne sicuri? È successo tutto in fretta. Certo, è scappato via come se avesse visto un fantasma, però... Non ricordi cosa ha detto? Ti ha chiamato cuscino fantasma. Quindi ti ha visto sicuramente, su questo non ci sono dubbi. Oppure era solo in preda a un accuratissimo delirio, no? Che dici? Molto accurato. Non capisco, come ha fatto a vederci? Non avrà mica uno yokai watch? Che sia uno di quei rari umani nati con la capacità di vedere gli yokai? Qualunque sia la causa, resta il fatto che può vederci. Arachidia dovrebbe proprio pubblicizzarle queste sue stranezze. Beh, noi anche li vediamo, quindi siamo oltre 1 milione di persone che riesce a vedere gli yokai senza yokai watch. Perché nel gioco qualche volta si vedono gli yokai anche senza senza l'orologio, però sono davvero pochi i casi. Ehi, cos'è stato? È solo di una sveglia poco gradita. Poco gradita? Cioè un ragazzo che ti viene a svegliare con "Ehi!" è poco gradito? Io l'ho sperimentato un paio di volte ed è fastidioso, quindi Whisper concordo. Bene ragazzi, divertitevi. Grazie. Sì signora, senti madre, io starei in camera, ma... Niente, lasciamo perdere. Wyatt, come hai fatto a trovare casa mia? Non ci è voluto niente, ho semplicemente bussato tutte le porte del vicinato fino a trovare quella giusta. Quindi sei entrato in casa di sconosciuti nelle loro camere da letto, magari erano nudi? Perché alcuni dormono nudi, sì, non io perché mi fa abbastanza fastidio le lenzuola, però... Insomma... Non è proprio tanto bello, Semplicemente, vedi anche Nathan dice, ma come semplicemente? Mi manca di determinazione. Oh, il gatto di ieri, quindi loro stanno sempre con te? Nia, allora riesci davvero a vederci? Scusa se ieri sono scappato, non riuscivo a crederci, non avrei mai pensato di incontrare un'altra persona in grado di vedere gli alieni. Bene, e questo spiega molte cose ora. Alieni? Forse intendi dire yokai? Io che? Affascinante, davvero convinto che gli yokai siano degli alieni? Pare proprio di sì. Non sono mica nato ieri. So già che siete voi alieni responsabili delle stranezze di questi giorni. No. Non guardatemi così, so di cosa sto parlando. Per esempio, sapete cosa si dice in città? No, cosa? Parlo di una sinistra campana che si può sentire solo di notte. E quando la senti succedono cose assurde. Sicuramente c'è lo zampino degli alieni. Cose assurde? Che cosa intendi? Cose? Così cosa? Quindi non sai neanche cosa? A quanto pare no. Lo saprò a breve, presto avrò le prove. E dove pensi di trovarle? Nel municipio. In cima c'è una campana bella grossa. È lì che gli alieni si nascondono, ne sono sicuro. Ma per trovarli ho bisogno di voi, dovete venire con me. Va bene. E invece no, te lo scordi. Wyatt, guarda, ti faccio vedere una cosa, Tu stai lì, quindi non guardi. Mi tocca andare fuori per forza, no.
Ok, qui in casa non è possibile farlo, devo solo uscire fuori. State uscendo? Sì, vado a fare un giro con Wyatt. Divertitevi! E non dimenticare di tornare a casa prima che faccia buio. Va bene. Allora Andrea, ci vediamo all'entrata del municipio. Sì sì, tu vai, io ti raggiungo fra qualche ora. Ok, ecco la fiammocchio. Agli ordini, e ora andiamo da Luna. Vai così, cambia. Eccoci qua. Perfetto, vai alla biblioteca della scuola elementare. Oh, sì, dobbiamo andare alla scuola elementare. Ed ecco la bici, che qui si prende in una maniera diversa da quella in cui si prende su Yo-Kai Watch Sushi. Non so se in tempura è anche un altro metodo ancora, oppure è simile a questo, perché in Sushi bisognava andare a Scintilla a fare la gara. A fare una gara di biciclette, e facendo quella gara ricevevi la bicicletta. È una cosa molto particolare, invece qui devi fare una missione per uno yokai e te la regala. Il che va benissimo, eh. Mi raccomando, andate sul marciapiede con la bici se avete i marciapiedi belli larghi, se no le macchine vi mettono sotto. A me non hanno mai messo sotto, però insomma, state attenti, eh. Eccoci alla scuola. Entriamo, ma con tutta la bici dovevi entrare, Luna. Tanto è estate, non ci sta... Non ci sta quasi nessuno. Ehi, ciao Enrico! Papi? Ehi, ciao. Come mai sei giù di morale? Odio le vacanze estive. Cosa? Odio le vacanze estive? Ma sei il primo a cui lo sento dire. Perché? Le vacanze estive sono fatte per divertirsi. E per non andare a scuola principalmente. Non se ti piace il cibo della mensa. È un peccato che la mensa non possa restare aperta tutto l'anno, eh. Voi di Valdoro siete proprio strani. Negli USA non hanno di questi problemi. Buon per loro. Ora andiamo al secondo piano dove c'è la biblioteca. Non ci fare caso se parlo da solo, è una cosa mia. Dopo pranzo dovremmo separarci solo per un po'. Se questi fossero i veri problemi dei ragazzi che vanno a scuola, i veri problemi scolastici, perché i problemi sono altri, quelli veri, i problemi scolastici, ma non lo so, è un po' particolare. Finalmente siamo arrivati in biblioteca, giusto? Scusate, stavo urlando come una dannata, quindi... quella laggiù non è Silvia? Ma non mi sembra, me la ricordavo con i capelli un po' più scuri. Ehi Silvia, cosa stai leggendo? Mi perdoni? Va bene. Niente di che, va bene. Matra? No. Quanto è loquace. Non parla molto bene, sì. Brava ragazza. Se lo dici tu. Cos'è? Cos'è quello sulla borsa di Silvia? È un funghetto, il fratello perduto di Usapion. Non è mio fratello perduto. Avete la stessa faccia. Avranno preso ispirazione da Usapion per fare funghetto. Dovrei cominciare a chiamarti Usapietto, o meglio Fungapion. No, Usapietto è meglio, per favore. Fungapion proprio, fa proprio schifo. In effetti Usapietto è bello. Razza di... Ah, scusa, scusa, calmati, scusa. E invece no, te lo meriti tutto. Ora va meglio? Torniamo a leggere i romanzi. Sconigliata, ma se non è mai cominciato. Ma è nero, è un Death Note? No, è un abito. Analisi, osservazioni, ipotesi. Eccolo, divisa! Ovviamente la cosa più importante per un investigatore è la sua divisa. Devo proprio trovare uno di quegli impermeabili mantellosi, sì. Ma che ti sei messa in testa? In testa! Prenderò anche un cappello! Non intendo quello! Stai pensando solo all'apparenza! Accidenti a te! Andiamo! Fine studio! Ma come? Ha finito già! Dobbiamo andare a Scintilla a comprare una divisa da investigatore! Frena razzi! Prima voglio farti vedere una slot kai, non è lontana da qui! Slot kai? Già mi piace! Le monete le abbiamo, let's go! Ma ho già preso gli yokai alla slot kai. Quindi possiamo fare un'altra prova, vuoi dire, oggi? A parte sì, è un giorno diverso oggi.
Facciamo un'altra prova. Se trovo qualcosa di bello, lo mettiamo in squadra. Anche se sono dei ranghi S, comunque sia, non è detto che siano chissà quanto potenti, eh. Tanto per dire. Il santuario di servoscuola dovrebbe essere proprio alle spalle della scuola. Non avrai dimenticato che la slot K è vicino all'albero sacro, vero? Certo che no, non vedo l'ora di incontrare un yokai splendido per una volta. Piccola insolente. Farà finta di non aver sentito. Sconigliata! Ok, andiamo. Torniamo a questo albero sacro. Già ci sono stato, come ho detto. Facciamo così. Se l'episodio viene di una quarantina di minuti, lo faccio in una volta sola. Però se dovesse venire di più, allora lo faccio in due parti, perché davvero dopo 40 minuti iniziasse pesando un video. Personalmente guarderei certi youtuber, li guarderei anche per 2-3 ore. Cosa che ho fatto già altre volte con certi video. Forza, senza esitazione, avviamo la slot Kai. Aspetta un attimo, non avevamo altre monete? Right, tutti pronti per la slot Kai. Ma già me le date. Ehi, questa moneta è di un colore diverso, che significa? Ah, fa niente, yokai, venite a me! Usa la slot Kai. Ehi, tu! Ferma, dove sei? Misterioso, arriva! Tu hai avviato la slot Kai? Ma chi io? Proprio tu l'hai avviata? Beh, stavo per avviarla, ma poi un certo qualcuno mi ha interrotta. Un momento, ma vedi anche lei di yokai? Queste sono solo ciance, l'importante è che sei arrivata appena in tempo. In questo caso ci è mancato davvero poco, sarebbe stata davvero una disgrazia. Una disgrazia, se lo dice lei. Sono serio, per poco non hai rinunciato alla possibilità di girare la slot Kai più volte. 3 giocate non ti bastano? Non temere, c'è il bersaglio. Fai scorrere lo stilo verso l'alto per lanciare la freccetta. Il punteggio determinerà il numero di giocate a tua disposizione per quel giorno. Con alcune slot Kai potrai avere fino a 2 caselle del primo premio aggiuntive. Puoi ottenere fino a 30 giocate, ma anche solo una se non è fortuna. Se non te la senti di provare, avrai comunque 3 giocate a tua disposizione. Oh, bene, posso giocare una con le freccette. Chi l'avrebbe mai detto? Un attimo, questo vuol dire che ho quasi perso la possibilità di girarla 30 volte? Precisamente, ti ho salvata per un pelo. Ah, grazie infinite, signor Baffetto. È stato molto più utile di Usapien, non mi ha detto nulla di queste regole. What? Perché avrei dovuto conoscerle? La ripeto l'ultima volta, hai un tiro al giorno per centrare il bersaglio. Il numero di giri della slot Kai è legato a singolo salvataggio. Certo, certo, non ho capito un tubo, ma è tutto chiaro. E con questo mi congedo. Bene, allora cerchiamo di fare un bel lancio. Spero di non prendere proprio uno. Sarà anche un vecchietto, ma sembra saperla lunga su queste cose. E quindi, come on, capisci il bersaglio? Una volta fatto, cambia umore con un attimo, peggio di una donna. Una volta fatto, potrò usare la moneta che ti ho dato. Va bene, ma tu resta in guardia, non voglio più essere interrotta. Ma non sta in guardia, sta guardando te. Ok, sfida la sorte, dai. Proviamoci. Mi sembra di avere di più di 3 monete. E vai! Cambia. Non cambia nulla. Cosa? Perché c'è anche un 3 lì in mezzo? Ah no, 3 monete invece. Moneta degli inferi, vediamo cosa esce. Oh mio Dio, no, questa è nera, è il primo premio assoluto. Molinda, yeah. Questa ce l'ho anche su Puni Puni. La tua gentilezza mi commuove. Cosa guardi? Molinda. Guardavo il tuo fisico scultoreo. Vuoi rinominare Molinda? Belinda la chiamerei, però no. Ti immagini nei soprannomi che si possono scegliere casualmente c'è Belinda? Ok. E questo è quanto. OMG, questo è fantastico! Usapien, voglio provare ancora, dai, dammi altre monete. Non ne ho più, devi trovartele da sola. Che ti tengo a fare? Niente monete, non conosci le regole. Ehi! Poco male, vedrò cosa posso fare con quel che ho. Qui abbiamo finito, no? Andiamo a Scintilla. Dobbiamo prendere il treno della stazione centrale di Valdoro.
No! Ho detto che non ne avrei abusato e avrei tenuto un solo rango S in squadra, però ragazzi, nulla ci vieta di fare altre slottate, no? Proviamo a cercare quel coso bianco, dovrebbe essere un cavallo? Non ci credo! Ma non ci credo! Pippo! Che nome è Pippo? Sentiamo amici? Pippo! No, vabbè. Qua, ragazzi, è assurda la cosa. Non ci posso credere. No, no, qua faccio la story su Instagram, assolutamente. Proviamo anche l'ultima moneta che ci darà anche la possibilità di trovare degli yokai curatori. Sinceramente, come curatore adesso avrei solo danze, non mi dice nulla. Boh, vediamo un po'. Nero. Collabora edizione speciale. No, perché collabora ed SP non mi riportava. Dico, ma c'è una consonante, non ha senso ed. E invece è edizione speciale. La slot carry appare tutti i giorni alle 6. No, ragazzi, abbiamo trovato sia Pippo e Mulinda. Io farei una squadra con quei due e starei a posto. Però andiamo solo a vederli. Se sono di un livello alto, non ce li posso mettere in squadra. Vorrei un attimo vederli. Vederli. Perché vedergli? Come cavolo parlo? Sono di rango S. Pioggia di colpi. Colpo dello stallone. L'Energy Max. Carica i nemici. Classico addirittura. Anche lei. Audaci. Oh mio Dio, che bello. No. Audaci è la mia tribù preferita. Non ricordavo fossero audaci. Perché comunque sia, sono gli stessi attacchi, cambia l'elemento, cambia, eh. Però lei ha abissi di confusione e lui immobilità infernale, che è quella che più mi piace. Se no, sono la stessa cosa, solo lei ha un po' più di velocità. Goffo il burbero, furia cieca, tutto qui. Ragazzi, io metterei squadra Pippo, davvero. Comunque sia, fatemelo sapere nei commenti. Farebbe molto comodo un Traspec ora. Oh mio Dio. Cos'è successo? Oh mio Dio, si è compenetrata! Ah! Ma non ci credo! Che paura! Andiamo un po' a scintilla, va? Passa giornata 3 ore e 50. E la Peppa. Per andare a Scintilla devo prendere questo treno. Ah no, questo è quello espresso. Fermi, fermi. Questo è l'espresso, no. Perfetto, ok. Intanto la story l'ho pubblicata su Instagram, quindi ciao. Linea centrale per San Fantastico. Sì. Dobbiamo prendere questo. E scendiamo alla prima. Vi ringraziamo per aver usato la linea centrale. Prego. Ok. Mio fiore, tu sappia, non ho una domanda da porti. Come on, spara. Non è che sotto sotto anche tu sia un fan delle Sailor Belle, proprio come me? Ah, fingerò di non averti sentito. Ma hai comprato un modellino delle Sailor Belle a edizione limitata. Mi spiace deluderti, ma l'ho fatto solo perché dovevo. Sorry. L'ho preso solo per farti comprare quell'UFO Kai Watch, that's right. Perciò, sorry, ma non hai minimo interesse verso le signor belle. Che cosa? Ah. Forse sono stato troppo diretto, mi sento un po' in colpa. Però non deve essere male. Well, parla pur sempre di Spazio, no? Oh, MG, lo sapevo, tu la guardi di nascosto. Non ne avrei alcun bisogno, visto che guardi quella serie da mattina a sera. Togo, ma chi dice Togo? Chi dice Togo? Benvenuto nel club dei fan delle Sailor Belle. Ti nomino Sailor Rabbit. Sul serio? Sailor Rabbit. E appena torniamo a casa ti farò vedere la prima serie. 46 episodi tutti di fila. Diamine, avrei dovuto chiudere il musetto. Via Verde, Scintilla. Certo che scendiamo a Scintilla. In arrivo a stazione Via Verde. Yes, scendiamo. Ok, andiamo qui.
Siamo pronti per arrivare. Sì? Tan 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 tan. A proposito, che razza di negozio venderebbe delle divise da investigatore? C'è animazione! Dopotutto è un negozio di costumi! Ci sono milioni di serie sulle TV, TV sugli investigatori! Di sicuro si stiranno i loro costumi! Animazione? Non è il posto dove ti ho fatto comprare l'UFO Kai Watch? Già, avevano appena finito i modellini in edizione limitata, quindi ho preso... Un momento! Sei stato tu? Ti sei liberato tu di quell'ultimo modellino? Colpevole! Vuoi dire che era tutto parte del tuo piano? Che genio del male! Ok, praticamente animazione sarebbe... Piano, piano. Animazione sarebbe la parodia di Don Quixote che vendono appunto vestiti, però di bassa qualità, se proprio dobbiamo essere sinceri, di vestiti di anime, manga... E anche appunto serie così slegate al mondo di anime e manga, però comunque sia inerente ai videogiochi, ecco. E andiamo da animazione allora. Anche se però penso sia la parodia di Don Quixote, perché comunque sia, oltre a vendere abiti, questi vendono pure gadget e roba varia. Eccolo qua, va! Stop! Individuato costume da investigatore! Consultare prezzo. Allora, how much? Quanto costa? Più di quel che posso permettermi in una vita intera di paghette. No. Questi prezzi sono alle stelle. Sì, ha prezzi alti e qualità... bassa. Okay. Come non detto, cerchiamo un ufficio, ma sarà ancora più costoso del costume. Lei è così, è fatta così. È molto positiva. Eh? Cosa? Mi ero dimenticato del terrore onirico. Allora facciamo in due parti questo episodio, sì. Questa parte. Questo capitolo. Bambini modelli non li cercava Homblu? Come va? OMG, che piacere conoscerti, io sono Lula Celesti. Ma che cosa dici ora, Corosa è sconvolto? Non capisci che questo è il terrore onirico? Mentre cammini per strada potresti ritrovarti nel terrore onirico. Vuoi scappare? Trova la porta. Corra! E ora? Io insieme a te. Tu hai paura, tu scappi. Prima però, signor Koros, potresti rimanere fermo con quell'espressione? Devo fare una foto! Corra! Adesso ho preso anche Sabian. Credimi, se potessi vederla scoppieresti a ridere. Sconigliata! Ridere? Che alito cattivo, e dovresti farti controllare da un dentista. So che brucia un po', ma proprio col colluttorio. Il colluttorio non brucia. Sul serio? Scappiamo! A proposito, devo andare proprio dal mio dentista. Addio! La porta... Dov'è la porta? No, ragazzi, qua ci stanno questi che controllano pure, eh. Ah, ecco, sta qui. Non si apre? È chiusa? Che razzo facciamo adesso? Oh mio Dio! Ecco perché che razzo ho detto l'altra volta! Oh mio Dio, ragazzi, qua siamo davvero al limite. Trovate la chiave, deve essere qui nei dintorni, dovete trovarla. Ma chi è che ce l'ha detto? Sì, dobbiamo trovare una chiave e più sfere prendiamo nel terrore onirico, più possiamo ricevere un bel premio. Quante ciance, muoviamoci. Sai di chi era quella voce? Ah, era una domanda? Ah, non è che devo saperlo. Ok, Koros è qua vicino, ma mio Dio, no, mi ha visto.
E mo? Ma no, no, se Corazza mi trova è finita. Mannaggia. Che c'è? Perdendo torniamo da animazione. Però, ovviamente, dobbiamo rifare il terrore onirico. Stavolta cerchiamo di farcela. No, ragazzi, Corazza è proprio qua, fermati. Devo fare più attenzione, dunque. Devo passare per forza per la via principale? Senza farmi vedere poi dalle sentinelle. Ma non è facile, eh. Perché le sentinelle guardano in tutte le direzioni. Ok, quella non mi ha visto. Però se mi avvicino troppo mi vede. Dai, però giratevi, sentinelle del cavolo. Dai, Corazza sta arrivando, maledizione. Spero non mi veda. In teoria se non mi vede la sentinella non mi vede neanche lui. Ok, lui ha cambiato strada, la sentinella mi sta guardando. Girati per favore. Bene, brava, 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 brava. Ti penso io. Ok, ora posso andare. La sentinella guarda in giù, quindi non mi vede. Però appena... No, sta girando Corazza anche, quindi... Il tempo c'è comunque sia, eh. Ce l'abbiamo per... Perfetto, perfetto. Qui c'è un'altra sentinella. Girati per favore, grande. Ok, anche mi vede questa qui, non mi interessa ora. Ce l'abbiamo fatta. Prima la colpa era mia che mi sono fatto beccare come un idiota. Pare che abbiate la chiave, ora potete usarla per scappare. Ma chi è che parla? Ci pensiamo dopo, ora pensiamo a scappare. Arrivederci, signor Corazza. Spero di rivederti presto e ricordati di usare il filo interdentale. Il posto era un po' affollato, eh? Pieno di yokai che pullulano in queste terre. Se potessi battere Corazza, lo farei. Oh, però non yokai. Ah, polpetto. Takoyaki, praticamente. Che stai abbrustolendo, mi dispiace. Polpetto? Ehi, ti voglio sfidare. Va bene. Ci sfideremo presto. Vai. Ok. E là là, chi c'è qua? Signor Bella Vista. Oh, siete salvi. Quindi era lei, signor Bella Vista, che ci stava parlando, vero? Questa è la stessa voce che ci ha detto di trovare la chiave. Proprio così ero io. Riesci a vedermi, ma chi è? Io sono il signor Bella Vista, il proprietario del negozio L'Ora di Vitaliano. L'Ora di Vitaliano? Esatto, il negozio di orologi di Campo Fiorito. E vedo che tu possiedi uno Yokai Watch. Conosci di Yokai Watch? Certo che sì. Dovresti proprio passare bene il mio negozio. Sì? Sure, quel tizio sembra essere pieno di informazioni utili. Dobbiamo saperne di più al negozio di orologi di Campo Fiorito. Ebbene, ci andremo nel prossimo episodio. Bene, allora questo video termina qui, Kuj. Abbiamo fatto il terrore onirico, abbiamo trovato due yokai davvero importanti. Per favore fatemi sapere nei commenti se volete che almeno uno di quelli vada in squadra. Io ci metterei Piki Hippo, perché sinceramente è quello più bello. Comunque sia, io vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e di quella di Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!